Allora, ragazzi, facciamo un intro per il video ricaricato su YouTube. Siamo nel canale di Jans Coach, personal trainer, insomma, sedicente, che ci dice: il Bavaro ha già perso 30 kg. Questo progetto, il progetto Il Bavaro, aggiornamento di maggio 2024, progetto che secondo me sarà fallimentare, ma comunque lasciamolo parlare, dai, lasciamolo esprimere, libertà di parola, di opinione, di pensiero, prego. Già, madonna, sta facendo una chest press, sta morendo, vedo la faccia qua. Andiamo. Oh, le camminate. Nell'ultimo video. Dove? Che posto è quello lì? Ma non siete a Napoli? Ma dove ve ne andate? Nell'ultimo video. Secondigliano. Nell'ultimo video, vai coach. Io vi abbiamo lasciato in sospeso esattamente nel momento in cui Guglielmo è salito sulla bilancia. Calma, adesso vedremo quanti chili ha perso, però vai. Prima andremo a fare un piccolo recap di tutto ciò recap. Che abbiamo fatto in questi 3 mesi. Mi brucia la pancia, figa. Sì, solo per questo, l'ha fatto solo per questo, solo per questo l'ha fatto, ragazzi, questa immagine qua, cioè, guarda, questo, solo per questo. Il coach l'ha fatto solo per visibilità, basta. È difficile ammetterlo, coach, però è questo. Cos'è la dieta? L'insegnamento del mangiare, quindi quando il cibo acquista un valore simbolico che diventa quasi più importante di qualsiasi altra cosa, alla base c'è qualcosa che va rintracciato, capito, compreso e sul quale bisogna lavorare. Pronto per questo percorso, per tutto. Sì. Scusatemi 2 secondi. Va bene, dai, ci abbiamo provato, È uscito il battito. Stai studiando, sta? È andato? Beh. Ansia? All'inizio. Però è tutto a posto. Sì, tutto bene, a me è uscito bene. Guglielmo scoppia sui social creando il personaggio Il Bavaro esattamente circa 3-4 mesi fa più o meno. Da lì, vedendo quel ragazzo, decido di contattarlo prima in privato e proporgli una sorta di collaborazione in cui io l'avrei aiutato sotto ogni aspetto, quindi alimentare, dando il supporto di un biologo nutrizionista, medico, con un cardiologo, con una psicologa e non solo. Abbiamo altre persone pronte ad aiutarlo qualora ce ne fosse bisogno. Il che lo porta ad accettare questa proposta e iniziare questo percorso con me. L'obiettivo prefissato era quello di perdere circa 40-50 kg nel primo anno. Calma, tu ora probabilmente ti starei chiedendo: ma quanto pesa Guglielmo? In questo momento una delle cose che ho detto a Guglielmo in privato è che avrei rispettato al 100% tutto il suo percorso, rispettando magari ogni sua richiesta di privacy. Lui mi ha chiesto di non dire il peso corporeo durante questa prima fase iniziale e quindi ovviamente non posso che accontentare la sua richiesta. Non ci interessa sapere il perché, ovviamente ognuno di noi combatte le proprie guerre interne e se lui in questo momento non si sente a proprio agio nell'esporre il suo peso corporeo, noi non lo faremo. Però ci tengo a precisare siamo che d'accordo. Effettivamente stiamo perdendo peso e che effettivamente vi dovete fidare di ciò che diciamo qui, semplicemente per un motivo. Quando ho iniziato questo percorso con Guglielmo, io gli ho chiesto semplicemente una cosa: di non farmi perdere tempo. Quindi io, se stessi in questo momento seguendo una persona, di non farmi fare brutta figura, Guglielmo, perché sappiamo bene tutti che una persona che tu vuoi allenare e poi non ti fa avere il risultato, ti fa fare anche brutta figura come personal trainer. I chili da 12, attenzione, 12 e 12 di inclinata, buono, dai, buono, iniziamo a mettere su massa. Persona che non si stesse impegnando al 100% e mi stesse facendo perdere semplicemente del tempo, io avrei già... Beh, ma comunque mister, invisibilità ormai ne hai guadagnato, quindi meno fly down, fly un pochettino down, no? Cioè, della serie, tanto la visibilità ormai ti rimane, quindi chi vuoi fare? Il paraculo, chi lo stai facendo il paraculo? Ha concluso il tutto, da molto. Allora, il percorso sta andando molto molto bene, anzi, inaspettato, diciamo. Oggi senza occhiali, mister. Sto perdendo, faticoso, il giusto, e niente, spero di andare avanti così, spero di perdere altri chili come stiamo facendo, l'importante è non mollare, diciamo. Tornando a noi. Proprio nel momento in cui ufficializziamo questo nostro percorso, da lì in poi il personaggio Il Bavaro incomincia a sponsorizzare alcune cose che a me non piacciono tanto, cose che ho già detto in privato a Guglielmo, che sia il suo profilo OF o che siano le sponsorizzazioni un po' scam che mette su Instagram. Quindi ci tengo a precisare queste piccole cose, visto che spesso vengo attaccato per stare aiutando una persona che fa delle cose un pochettino strane, oppure che... Un po' borderline, diciamo, un po' losche, si può dire?
un po' mambolosco, ecco. Madonna però, ragazzi. Possono non piacere a tutti. Non tanto per il discorso di OnlyFans, perché magari ognuno è libero di fare ciò che vuole, e non so perché questo suscita tanto odio alle persone. A me sinceramente non mi riguarda, non mi fa né caldo né freddo. È una cosa che io farei personalmente? No. Però, ma assolutamente no, mister. Quel che ho detto prima, per me la cosa importante è che perdi peso. Tutto il resto, nei limiti della decenza, mi fai fare bella posso figura. Chiudere un occhio tranquillamente finché riusciamo a farti perdere peso. Eccolo. Eccolo. Attenzione, Brian. Coraggio. Sì. Non so motiviamo. Come si chiama quel cane. E da lì inizia questo percorso parallelo, un po' verso direzione opposta. Da un lato ci sono io che cerco di far vedere Guglielmo come persona, cerco di aiutarlo e cerco di spronarlo, e dall'altro c'è il bavolo che, vuoi o non vuoi, raccoglie e semina un po' di odio e hating da tutto il mondo dei social. Ma no, onestamente i messaggi negativi non mi toccavano prima, figuriamoci adesso. Farsi buttare giù da persone che neanche conosci, che lo fanno tanto vero, perché, come ho già detto prima, godono nel dire certe cose e vedere fallire le persone, perché magari loro non riescono in qualcosa che volevano, vogliono fare. E quindi ovviamente non può che capitare che parte di questo hit arrivi anche a me. Però vi ripeto, a prescindere da quello che è il suo personaggio, da ciò che fa o ciò che dice in quanto personaggio, questo non cambia che... Vabbè, coach, ascolta, è normale, cioè il transfer di hating dal bavaro a te, dato che adesso state collaborando, era inevitabile, ci dovevi pensare prima di proporre questa collab. Cioè, della serie, ti sei preso la visibilità che ti ha dato il bavaro, ma ti prendi anche le critiche. È normale, cioè, è così che funziona. Non ti puoi prendere solo la visibilità, però le critiche no, quelle no, perché no, non funziona così. Cioè, ti associ con la merda, questo è... Sbaglio? Assolutamente no, è così. Cioè, lui sta... Ma questi intro, no? I primi 5 minuti, 10 minuti forse, è lui che sta facendo un po' il... Sta mettendo le mani avanti, sta dicendo sì, ok, noi stiamo collaborando, però io sono io e lui è lui. Cioè, se lui fa quello che fa, perché lo vuole fare, ma siamo due persone diverse. Cioè, capito che cosa sta facendo? Sta prendendo le distanze dal bavaro. No, no, non gli sto dicendo che sta sbagliando, però non lo so, adesso lo fai, dopo tre episodi. Ma gli è arrivata una grandissima shitstorming, secondo me. Sì, gliel'hanno fatto, sì, ma sicuro. Ma per dire sta cosa, non è che tu ti vai a fasciare la testa prima di sbatterla, bro. No, non è così che funziona. Cioè, il discorso di OF. Ah, vabbè, ma perché lui dovrebbe essere associato? Ma no, ma lui fa il personal trainer, ma che c'entra? Biologo, nutrizionista, psicologo, un personal trainer come Gianz, e la gente ancora parla di come Guglielmo dovrebbe dimagrire, senza parole. Ma sta zitto, intanto vediamo se dimagrisce. Non mi interessa il personaggio, dietro al quale c'è comunque una persona non stupida, secondo me, ma l'approccio scientifico di Gian. Per me questo progetto dovrebbe avere un grande risalto mediatico. E... Ragazzi, cosa non è stato detto nel video? Fare la chetogenica ti fa perdere 10 kg in una settimana? Sono fluidi. E acqua, esatto. La chetogenica ti fa perdere... Ma perché fanno la chetogenica? Non è un approccio sensato sul lungo termine, soprattutto non consigliato in vista... No, vabbè ragazzi, aspetta. Se questi si mettono a fare la chetogenica, li distruggiamo oggi. Aspetta. Riscaldate il motore, Riscalda belli caldi. Se questo gli fa fare la chetogenica, oggi lo spacchiamo proprio. La chetogenica è quello stile alimentare in cui non si mangiano carboidrati, si tolgono i carboidrati, e quindi ti fa scaricare la prima settimana 5, 7, anche di più, chili di acqua. Sono solo acqua. Ci arriviamo dopo, raga. Con calma. Ehi, segui me, dai. E di fatto abbiamo un ragazzo che deve assolutamente dimagrire. Punto. E quindi il mio obiettivo qui è cercare pian piano di farlo maturare sotto questo aspetto. Maturare. Capire che il personaggio bavaro, per quanto lui possa divertirsi nel farlo o creare i contenuti in quanto divertirsi. Bavaro, è un personaggio relativamente vuoto, che non porta niente di utile a tante persone. Alla società. Guglielmo indubbiamente potrebbe fare tanto. Mentalmente la cosa che non ti fa mollare è arrivare alla consapevolezza che non è un fatto di accettarsi, ma è per il bene della tua salute. Cioè, è una cosa che non devi fare per gli altri, ma è una cosa che devi fare per te stesso. Accetto il fatto che le persone magari dicono: no, io sono così, mi accetto così, però nei limiti, no?
Perché la prima cosa è la salute. Già da queste cose che ha detto riusciamo a capire che potrebbe indubbiamente aiutare tante persone e motivare tante persone. Io sono certo che ad un certo punto questo personaggio verrà sempre più accantonato e cercheremo e cercherà di far emergere quello che è il Guglielmo, che sicuramente, come ho detto, potrebbe aiutare molte persone. Assolutamente. Spero che andrà alle lunghe, ovviamente, perché è molto divertente quello che sto vivendo adesso, ma avendo un personaggio che sta, diciamo, in tutto quello che c'è sui social, sicuramente più avanti prenderò una strada. Tutto quello che c'è su TikTok, ehi, Twitch e YouTube lasciali stare, tutto quello che c'è, tutta la merda che c'è su TikTok, va bene? Della quale tu, merda, fai parte. Dove la gente magari mi può seguire e vedere qualcosa di nuovo che non ha mai visto. Vedremo, c'è qualcosa che stiamo progettando e pian piano faremo vedere. La dieta inizia molto bene e noi già nelle prime 6 settimane riusciamo a perdere circa 15. Ma ragazzi, ma è tutto un video così? Qui cosa ha detto? La prima settimana? Aspetta, occhio. La dieta inizia molto bene e noi già nelle prime 6 settimane riusciamo a perdere circa 15 kg, ora non mi ricordo di preciso. Però cosa succede? Arriviamo puntualmente a un punto di stallo. In largo stallo. Non ce l'aspettavamo. Quindi siamo rimasti bloccati col peso quasi per 3-4 settimane. Tutta la settimana pre-pasquetta, Pasquetta, la settimana dopo e quella successiva, il peso non si è smosso. Il momento più difficile finora è stato il momento di stallo. L'alimentazione, diciamo, stava andando avanti come è andata nei primi 2 mesi. Al terzo mese c'è stato questo stallo e più che altro mi sono un attimo bloccato anche mentalmente. Ma poi, cambiando anche tipo di alimentazione, adesso ci siamo sbloccati. Quindi da lì mi sono seduto con il nutrizionista Francesco. Quindi per questo non abbiamo cercato la miglior soluzione per farlo continuare a perdere peso. Non era previsto questo stallo già così presto e dovevamo fare assolutamente qualcosa. Avevamo 2 alternative, quella di iniziare una chetogenica o quella di rivolgerci ad un endocrinologo. Abbiamo scelto la prima, quella di iniziare una chetogenica, semplicemente per un motivo. Parlando col biologo, noi in questa fase non avevamo piena certezza che Guglielmo stesse rispettando al 1000% la dieta. Attenzione, non sto dicendo che stesse sgarrando, anche perché il peso non è mai aumentato, ma semplicemente per via dei viaggi e vari impegni lavorativi non riusciva a rispettare uno schema in modo preciso, cosa che nelle prime settimane è riuscito a fare tranquillamente. Quindi facciamo fare una chetogenica nella quale non puoi proprio assolutamente sgarrare, dato che la chetogenica ti fa perdere sì 5-7 kg in una settimana, ma sono liquidi, sono i carboidrati che vengono divisi, carboidrati, quindi idrati di carbonio. Ok, come è uscita la O? Carbonio, no? Quindi una volta che tu li togli, il corpo scarica anche parecchia acqua. Ma al primo sgarro che tu fai, quell'acqua la riprendi subito. È intelligente questa cosa da fare? Cioè, lui ha detto che il problema di questo qua, del bavaro, è che mangia, cioè sgarra. E gli fai fare la chetogenica. Insomma, e poi è qualcosa di molto pesante mentalmente da fare. Cioè è molto pesante, mangi solo proteine e grassi anche da fonti salmone, avocado, bla bla bla, cioè nel senso frutta secca, non ci sono quei cibi iperpalatabili, capito, al quale lui sarà abituato, non lo so, secondo me questa scelta non è stata saggia. Abbiamo iniziato il percorso con Guglielmo a inizio febbraio. Come primo approccio dietetico gli ho impostato un regime dietetico di stile mediterraneo, non troppo ipocalorico. Infatti le calorie erano medio-alte. Guglielmo in questo modo ha iniziato a perdere 10 kg al mese. 2 volte perché l'ha io detto. Ho pensato un regime dietetico non troppo ipocalorico? Numero 1, perché era il suo primo approccio dietetico. Numero 2, perché il suo stile di vita a febbraio era diverso rispetto allo stile di vita attuale. Dopo i primi 2 mesi, e quindi con la perdita di 20 kg, ci sono stati i primi intoppi. Infatti per circa 2-3 settimane Guglielmo non ha perso nessun chilo. Questo mi ha fatto dubitare che Guglielmo stesse effettivamente pesando gli alimenti che gli avevo prescritto. Guglielmo mi ha spiegato che il suo stile di vita era cambiato e che, trovandosi sempre in trasferta tra una città e l'altra, non riusciva più a dosare i cibi della dieta, trovandosi spesso quindi a mangiare fuori. Per questo motivo ho deciso di cambiare approccio e... Per questo motivo gli faccio la fana chetogenica dove non può neanche sgarrare? Ma che significa? Ma no! Ma si danno la zappa sui piedi, ragazzi. Allora, tu puoi usare la chetogenica come forma di shock per il corpo, per l'organismo, per far perdere veramente tanti liquidi in una settimana, in 2 settimane, e quindi uscire da quella fase di stallo. Ma se lui dice che il problema era questo, il fatto che in trasferta questo qua mangia nei ristoranti, ma non la può fare mai la chetogenica mangiando fuori. Ma no, ragazzi, no, assolutamente no.
No. E impostargli una dieta chetogenica. La dieta chetogenica, infatti, è una dieta abbastanza semplice da seguire, considerando che... Semplice da seguire? Ma questo è un biologo, un nutrizionista? La chetogenica? Zero carboidrati, è semplice da seguire? Ma questo è vero, fa per ora? Cioè, la chetogenica la fanno gli atleti top, quelli che fanno la dieta da una vita. E questo mi ha appena detto che è semplice da seguire. Adesso io voglio sapere che cazzo gli hai fatto mangiare a questo. Voglio altrimenti ti compro il naso rosso da clown, te lo regalo, io te lo giuro, ve lo giuro, ragazzi. Da con secondi di carne, di pesce e una fonte di fibre, quindi verdure. Quindi la miglior strategia quindi, in questa fase è stata quella. Quindi carne, pesce, ma secondo me... Parliamo di uno che è abituato a mangiare ai ristoranti, pasta, i cibi quelli iperpalatabili si chiamano, quelli che mentalmente ti fanno stare bene, questi gli hanno fatto una chetogenica, ma io prevedo un fallimento assurdo di questo progetto, ragazzi, prevedo il fallimento totale di questo progetto. Di adottare una chetogenica che avrebbe semplicemente diminuito praticamente a zero il margine di errore, semplicemente per un motivo: il nutrizionista Francesco lo contatta praticamente ogni giorno chiedendo il keto stick per accertarsi che il keto stesse rispettando la dieta, visto che in una chetogenica, se non sei in chetosi, significa semplicemente che hai sgarrato. E qui una bellissima notizia: in una settimana di chetogenica meno 10 kg, tutta acqua, mister. No, ho perso 10 kg. È vero, vai. No, ma la chetogenica fatta bene fa così. Miracoli fa, non è che è così. No, all'inizio è così. Sì. Buono. No, ma a Francesco tanto ci siamo detti, se lui veramente la fa in una settimana butta 10 kg. Così è stato. E al prossimo sgarro li riprende tutti. Ma che cosa? Ma questa sta anche un po' di disinformazione, raga. Perché non lo sta spiegando bene che cos'è la chetogenica. Quindi siamo arrivati a quota 30-32 kg in questi 3 mesi. Diciamo che ha risposto molto. Questo era con un commentino, con il commento ce lo mangiamo, ragazzi, io ve lo giuro, ce lo mangiamo. Chetogenica. Però questa cosa ci lascia sempre un po' così, perché ci fa capire che magari con qualsiasi approccio alimentare Guglielmo è estremamente motivato e preciso, ottiene tanti risultati, risultati che però possono venire a mancare nel tempo qualora lui non riuscisse a rispettare più quello schema in modo maniacale, come fa sempre all'inizio. Quindi da adesso in poi continueremo a monitorare. Li riprende subito, raga. Forse voi non avete capito. Appena ti fai una mezza pizza, li riprendi tutti. Perché il corpo, come immagazzina i carboidrati, che sono, ripeto, due molecole di acqua con carbonio, immagazzina anche l'acqua, appunto. Cioè, capito? Vanno assieme. Prossimo sgarro, questo riprende 10 kg, sani. Non è un qualcosa di sostenibile. Tutto giorno per giorno per diminuire al massimo il margine di errore. No, ma poi non lo so fatto, però io, come ha detto Francesco, per 5 giorni che non hai fame, è così, sì. Gli ultimi 2 giorni che sono stato fuori mangiavo a fatica, cioè la fame non veniva. No, questo è il vantaggio della chetogenica. Però considera che è una dieta che non tutti possono fare, va inserita in casi ben precisi. E questa è stata una bellissima... Il biologo ha detto è una dieta che possono fare tutti, lui ha detto un'altra cosa. Lui ha detto è una dieta che non possono fare tutti. Decidetevi tra voi quello che dovete dire. Il video è vostro, eh? Il video è il vostro. Io sto reagendo al vostro video. Se il biologo mi dice è una cosa che possono fare tutti e tu mi dici è una cosa che non possono fare tutti, ma vi siete parlati? Tra voi? Ma che cazzo di video è, ragazzi? Ma che video è? Un video senza un senso logico. Ma tutto bene. Sorpresa che non solo gli ha dato uno sprint di motivazione per continuare ancora più caro in questo percorso, ma anche a noi ci ha fatto capire che abbiamo fatto la scelta giusta nel momento giusto. E sì, abbiamo tante altre strategie da utilizzare, sì, e quindi questo ci fa capire che possiamo e riusciremo tranquillamente a superare i chili che ci eravamo prefissati in così poco tempo. Perché da adesso a fine anno dire 40-50 kg, contando che in 3 mesi siamo già a 30 kg, è una cosa assolutamente positiva. Fra un mesetto sicuramente cambierò approccio e mi sposterò di nuovo su una dieta mediterranea flessibile. In questo modo Guglielmo non si sentirà nemmeno annoiato nel seguire sempre la stessa dieta e daremo naturalmente sempre stimoli diversi per farlo migliorare. Però gli allenamenti procedono molto bene, ora di base stiamo facendo quasi sempre la stessa struttura di allenamento, aumentando sempre di più i carichi, e la cosa nuova è che nelle ultime tre settimane abbiamo aggiunto un leggero cardio, quindi semplicemente qui all'esterno della palestra abbiamo uno spiazzale gigantesco e facciamo per ora un giro all'esterno. Cardio che pian piano andremo ad aumentare con il tempo. Guglielmo era un po' combattuto, aveva un po' di paura nell'iniziare
fare questo lavoro aerobico, che poi pian piano, lavorandoci su, siamo riusciti a convincerlo e ogni fine allenamento già facciamo questo lavoro aerobico. Di allenamento ci sono stati tanti intoppi all'inizio del percorso, più che altro anche per motivi di movimento, di limitazioni che poi sono andate pian piano a scomparire perdendo chili, però sì, si poteva fare di più e si può fare ancora di più. Lo vedo motivato, ma lui è un ragazzo un po' difficile da interpretare, perché... Vabbè ragazzi, guarda, io per rispetto per me stesso non me la vado a completare, non mi vado a guardare tutto il video, perché già arrivato a sto punto mi sono cadute le palle a terra. Assolutamente pessimo approccio, la chetogenica non è per tutti, la chetogenica è per, la fanno gli atleti, quelli top, tipo Sam Sulek, quelli anche mezzi dopati, mi verrebbe da dire, perché è qualcosa di terribile a livello mentale, e voi gli fate fare la chetogenica a un ragazzo che non ha mai fatto una dieta. Bah. Ripeto, un progetto che mi sembra palesemente fallimentare. Vorrei scrivergli un commento pungente ma anche intelligente. Allora, vediamo. Il ragazzo è abituato a mangiare spesso fuori, apri e chiudi parentesi, ristoranti, virgola, fast food, eccetera, e gli fate fare la keto, ovviamente con la K perché in lingua americana, no? Perché mi segna Edge come errore? Ascolta, sta calmo. E gli fate fare la keto, virgola, dieta super stressante mentalmente parlando, virgola, super stressante dal punto di vista mentale, dato che non contiene cibi iperpalatabili, che sono quelli per i quali lui è diventato così, no? Sono quei cibi che tu mangi, sono il junk food, raga. Ci siamo? È il cibo che in realtà non ti serve, però lo mangi perché mentalmente ti senti wow. Perché me lo dà come errore? Iperpalatabile. È una parola. È una parola. Il T9 non conosce questa parola. Buono. Non contiene cibi iperpalatabili. Aspetta. C'è altro da dire, c'è altro. Il ragazzo è abituato a mangiare spesso fuori, ristoranti, fast food, eccetera. Gli fate fare la keto, dieta super stressante, mentalmente parlando, dato che non contiene cibi iperpalatabili, virgola. E capisco che la prima settimana possa perdere dai 5-7 kg, di nuovo apri chiude parentesi, tutta acqua in maiuscolo, ma al primo sgarro li riprende tutti, punto a capo. Prevedo un grosso fallimento. Cuoricino, dov'è il nostro cuoricino? Quello proprio da vai a morire ammazzato, ecco, è il flex tattico. Ci siamo? Il ragazzo è abituato a mangiare spesso fuori, parole del nutrizionista queste, le ha dette nel video, ristoranti, fast food, eccetera, gli fate fare la keto, dieta super stressante, mentalmente parlando, dato che non contiene cibi iperpalatabili. Io qui, guarda, apri e chiudi parentesi, quelli ai quali lui è abituato, scriverei, no? Ai quali lui è abituato. Ok, senza quelli, solo ai quali lui è abituato. Capisco che la prima settimana possa perdere dai 5-7 kg, di nuovo, apri parentesi, tutta acqua, ma al primo sgarro li riprende tutti, prevedo un grosso fallimento. A posto, bro, la nostra reaction l'abbiamo fatta, ovviamente fuffa coach qua, non ci delude mai, il video non lo guardiamo tutto perché ho rispetto per me stesso, e quindi andiamo avanti.